bianco e l'odore del tempo che va. Federica Vinci. In Orfeo all'Inferno i due protagonisti non sono come li conoscevamo in Gluck, ma nemmeno le divinità dell'Olimpo. Sì, assolutamente. Gli dei che troviamo in Orfeo all'Inferno si discostano molto dall'idea di divinità e dall'idea della mitologia, dall'idea che la mitologia ci indica. Anche perché in questo caso la regia li porta ad essere ospiti di un centro benessere in cui il boss di questo centro benessere è Giove e che li affama, cioè li mette ad una dieta più che ferrea e li annichilisce e li rende ebri e completamente annienta le loro volontà con l'uso dell'etere e dell'ambrosia, no? Quindi sono tutti sbronzi fondamentalmente, tant'è che quando viene servito il cibo se lo immaginano, se lo inventano, ma in verità non viene servito nulla. Abbiamo Giunone nei panni della dietologa cattivissima che li tiene a stecchetto e che è severissima e anche un po' manesca nei confronti di questi poveri dei. E abbiamo Venere che è la classica bellona amante di Giove e che mangia di nascosto. Abbiamo Diana, la figlia di Giove, che è disperata perché il suo ragazzo, il ragazzo con cui si vedeva furtivamente nella verzura, l'ha abbandonata e quindi si lamenta e piange. E poi abbiamo proprio questa situazione di calma prima della tempesta. E che cosa succede? Grazie a Plutone che svelerà il fatto che Giove mangia con Venere lì vicino, gli dei insorgeranno e si ribelleranno finché riusciranno ad ottenere una metamorfosi di Giove che svelerà il suo segreto, svelerà il fatto che ha una seconda attività, quindi il Night all'Inferno, dove verranno invitati tutti gli dei e si daranno alla pazza gioia.